sanitari che... Cazzo, l'han preso! Mandare delle truppe col cappello alpino a presidiare un territorio che ha dato migliaia di soldati, purtroppo nei momenti meno più tragici della nostra storia, ha dato centinaia di morti nelle truppe alpine, ci è sembrato un insulto moralmente inaccettabile. Questo è tutto inaccettabile. Vuole rischiare delle truppe che noi definiamo di occupazione senza nessuna vergogna, perché queste occupano il nostro territorio, tra l'altro a fronte di procedure del tutto illegali, perché sostanzialmente lo sappiamo tutti, non stiamo a ripeterlo, che questo non è un cantiere, è un fortino, e tutta l'opera è del tutto illegale sinora. E noi ci troviamo, a non poter percorrere le nostre vie, a dover presentare la carta d'identità per percorrere la strada a casa nostra, è una cosa del tutto inaccettabile. Nessuno di noi pretende che voi disubbidiate agli ordini ricevuti. Sarebbe oltretutto contro le tradizioni del nostro corpo. Ma tra le nostre più fulgide tradizioni c'è anche la difesa della popolazione, quel contatto speciale che l'alpino ha con la sua gente, quel senso di fiducia che ha sempre ispirato i contatti tra civili e militari alpini. Noi siamo qui semplicemente a ricordarvi, cari alpini, cari ufficiali e sottufficiali, che il vostro impiego qui a difesa di lobby si interessate neanche tanto alla realizzazione dell'opera, ma alle cospicue fonti di reddito più o meno pulite che l'inizio di essa procura loro, che la parte che i politici si prenderanno da questa vicenda fanno parte integrante della vostra presenza qui. E ci sconforta vedere divise sempre onorate dover difendere simili interessi. Noi abbiamo sfilato fianco a fianco con voi alla durata del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Non ci piace pensare che siete dall'altra parte di questa barricata.